Io mi chiamo Hans-Peter Reisenle, vivo a Vipiteno in Alto Adige e ormai faccio la guida quasi da sempre. Da bambino i genitori mi hanno sempre portato in montagna. Per loro la montagna era la malga, il bosco. Sopra non esisteva per loro. E ho capito intuitivamente che si sentivano più liberi che a casa, in città, dove c'erano tutti i doveri. E ho capito che il mio posto di autodeterminazione doveva essere più in su, dove non c'erano più i genitori. E questo penso che era l'inizio del mio alpinismo. Come persona privata, ogni tanto cerco anche l'avventura e come guida cerchi di evitare queste situazioni. Se sai dove è il tuo limite, sai anche di più dove è il limite come guida alpina. E sapere dov'è questo limite, penso che dà un valore alla vita.